Conoscere Linux, che è il nome della nostra associazione, che quest'anno compie 10 anni, è stata diciamo fondata nel 2005. Abbiamo qua due fondatori. Esatto, che sono uno Fry e l'altro il, lui, che non lo conosciamo neanche anni fa. Esatto. E tra l'altro quest'anno finalmente riusciremo a riconoscerci come un'associazione vera e propria. Fino adesso siamo stati di fatto, ma non avevamo nessun riconoscimento giuridico. Adesso stiamo finendo le ultime cose burocratiche, dopodiché saremo un'associazione di promozione culturale vera e propria. E da questo insomma una serie di vantaggi e di cose, saremo più anche considerati magari da parte del comune. E questa è una serata gratuita, quindi tutti quanti potete partecipare senza pagare niente. E il docente, comunque tutti noi che organizziamo la cosa, siamo tutti volontari e facciamo questo soltanto perché vogliamo diffondere Linux in prima istanza e il software open source e la cultura comunque open source in generale. Si possono offrire birra alla fine, mi hanno detto, cioè, se birra... No, a parte tutto, la nostra associazione avrà intenzione comunque per quest'anno di fare una tessera soci per la cifra incredibile di 10 euro, che consentirà l'accesso ad altri corsi che comunque faremo nel corso dell'anno, che chi è socio potrà seguire gratuitamente, o comunque ad altre attività che verranno sviluppate come laboratori e altre cose di questo tipo. Se questa sera qualcuno di voi si vuole iscrivere, il riferimento è il nostro amico Ferro, è una cosa assolutamente volontaria, potete seguire la lezione e anche la prossima senza nessun problema, non fate questioni strane. E per associarsi a far mutuo? Sì, esatto, ho detto, sono 10 euro. Questi soldi che noi raccogliamo servono un po' per pagare cioè, le attività, un po' i materiali, le cose che facciamo, quindi non ci diventiamo ricchi su queste cose qua. E io passo la parola al nostro docente Stanza, Stanzani, che spiegherà bene che cosa ci spiegherà questa sera e come la pianificiamo. Ok, allora, innanzitutto ciao a tutti. Un paio di, non dico regole, però un paio di suggerimenti per rendere la serata poco monotona, visto che dopo vi spiegherò come l'abbiamo impostata. La serata di oggi sarà più, diciamo così, teorica rispetto che pratica, perché il penetration test, non so se avete già nozioni, si divide in una serie di attività che vanno, dopo le vedremo, che sono la ricerca di informazioni, la ricerca delle vulnerabilità e lo sfruttamento di queste vulnerabilità. La serata di oggi è dedicata alla ricerca di informazioni, che è una parte fondamentale del penetration test, diciamo basilare, e che spesso viene sottovalutata. Martedì prossimo invece andremo a vedere cosa sono le vulnerabilità, come si dividono le vulnerabilità, come si fanno a sfruttare le vulnerabilità e come si fanno a trovare nuove vulnerabilità. Nel volantino letto che c'è avevi messo anche la parte di maintaining access, cose di questo tipo, diciamo che la carne al fuoco potrebbe essere troppa, ecco, quindi cerchiamo di fare le cose giuste che ci stanno e fatte bene. Cioè, peggio metteremo una seconda lezione più avanti. Certo. E, come un minimo di presentazioni, sono Daniele Stanzani, lavoro con alcuni di loro adesso, tra cui ogni tanto anche con Francesco, e sono diciamo così, perdonate la battuta, sono un consulente Microsoft. Quindi, no, beh, fa ridere, però è importantissimo e dopo vedremo anche perché. Diciamo che faccio un minimo di background storico perché secondo me ha un senso anche in questa serata. Io ho iniziato, e Francesco lo sa bene perché abbiamo fatto anni di università assieme e anche con altri che sono qua presenti. Abbiamo iniziato, io ho iniziato con Linux all'età di 16 anni, e quando il computer c'era ancora pochi, le connessioni erano con il modem, e andavo a scuola al superiore con il mio portatile, con la prima installazione di Slackware che io abbia mai fatto, iniziavo a prendere appunti a scuola con il portatile al superiore. Da lì dopo è stato un crescendo, qui ho conosciuto Francesco, un buon gruppo di studenti all'università che avevano poca voglia di studiare, molta voglia di prendere i test sul computer, e quindi la maggior parte delle cose che non dico insegno, ma vi spiego, perché non posso insegnare a nessuno, però la maggior parte delle cose che provo a spiegarvi e a trasmettervi questa sera derivano in gran parte da quell'attività che è stata fatta assieme anche a Francesco tanti anni fa all'università e che poi anche nell'ambito lavorativo abbiamo portato.
perché dicevo, sono un consulente Microsoft e sono diventato un consulente Microsoft dopo aver lavorato per giocato e lavorato per almeno 10-15 anni con Linux, perché intanto un po' anche per soldi, diciamo così, che è una cosa che non guasta mai, e poi anche perché sentivo che mi mancava un pezzo di conoscenza importantissimo, ovvero dopo lo vedremo bene, soprattutto riguardo anche il penetration test e la sicurezza, non è possibile lavorare nell'ambito della sicurezza, fare penetration test, se non si conosce benissimo l'ambiente Windows, l'ambiente Microsoft, perché è l'ambiente enterprise, è l'ambiente, è il sistema operativo che tutti usano, e quindi se non lo conosci non puoi fare sicurezza, se non lo conosci in maniera profonda. Quindi siamo nella situazione di conoscere Linux, tutti quanti abbiamo Linux installato, ma nessuno di noi può fare sicurezza se non ha almeno una macchina virtuale con Windows sopra. È impossibile, e se non la sappiamo usare, naturalmente. Perché non riusciremo a controllare Active Directory, non riusciremo a vedere gli hash NTLM con gli stessi tool che ci mette a disposizione Microsoft, eccetera, 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 eccetera. Non riusciremo a usare gli exploit che ci sono, perché sono degli exe, ok, e girano su Windows. Non si scappa. Non si può usare Wine per far partire un exploit. Cioè si può usare, ma non è efficace, ok? E molti tool sono per Windows, soprattutto quelli commerciali, i tool che ci aiutano a fare vulnerability assessment, fare penetration test, fare l'analisi di web application, fare le analisi automatizzate, information gathering, piuttosto che collezioni, piuttosto che mettere insieme queste informazioni per riuscire a cercarle in maniera semplice, veloce, quindi fare correlazione, sono tutti dei software a pagamento e sono la maggior parte su piattaforma. Quindi la lezione di oggi, e cominciamo, lezione oppure chiacchierata, mi piacerebbe che fosse molto informale con tante domande, su quello che è il penetration test. Quindi la prima domanda, diciamo così, la faccio io. Che cos'è il penetration test? Allora, sono davanti perché qua adesso io, a me piace girare, mi metto qui. Che cos'è il penetration test? Il penetration test è il vulnerability assessment, è utilizzo delle vulnerabilità che ho trovato per penetrare il sistema. Qualcuno vuole rispondermi su che cosa pensa che sia il penetration test o che idea ha del penetration test? Qualcuno ha qualche idea? Tu ad esempio, che cosa pensi che sia il penetration test? Che cosa pensi che sia l'attività di penetration test che andiamo ad analizzare questa sera o la prossima ad esempio, giusto per iniziare una discussione informale? Le vulnerabilità che ha il tuo sistema per cercare di sfruttarle e poter entrare nella tua rete. Questo è una spiegazione ad esempio. Altre spiegazioni? Bene, andiamo avanti. Vabbè, ci sciogliamo con l'inspiegazione. Diciamo che il penetration test, e vorrei suggerire un punto di vista, almeno che io uso spesso, è un'attività difensiva e non offensiva. Il penetration test fondamentalmente è una serie di attività che vengono effettuate, che vengono richieste, quindi nel mondo del lavoro, per valutare il grado di rischio dei sistemi a fronte della necessità di proteggere qualcosa. Ovvero, non esiste la sicurezza in quanto tale, ma esiste la sicurezza commisurata alle informazioni che devo proteggere. È chiaro che più le informazioni che devo proteggere sono critiche, più le informazioni che devo proteggere valgono dei soldi o c'è il mio business dietro, quindi le posso anche quantificare, più ho necessità di sicurezza e più sono esposto ad attacchi informatici. Chiaramente un sito di pornografia online, ad esempio, faccio un esempio tra tutti, proprio quello, cioè un penetration test, diciamo che così a fatica è possibile che vadano a rubare le mail delle password per, non so, il database delle password per, o delle mail per ricattare, per mandare spam, va bene, ma qual è il grado di rischio oggettivo? Cioè quante persone nel mondo dicono parlano di vibratori, sfondiamo il sito, ci sarà, no è vero, però ci saranno due o tre ragazzini che hanno trovato un exploit, che lo lanciano, che provano a sfondarlo e ti mettono la pagina con scritto ti ho sfondato. Però ti ho penetrato, grazie, bello suggerimento. Però diciamo così, l'attacco non sarà
l'attacco che viene portato e la preparazione dell'attacco non sarà così complessa, così lunga, non verranno sfruttate delle vulnerabilità subdole, non ci sarà una ricerca, un'intelligence dietro, non ci sarà il monitoraggio delle attività delle aziende, del personale che fa parte delle aziende, un monitoraggio fisico dell'azienda, ad esempio, per andare a individuare quelle che sono le vulnerabilità che possono essere sfruttate. Nessuno si mette a pedinare qualcuno, faccio un esempio, per rubare il portatile di uno che gestisce un sito pornografico. Non è pensabile. È un grado di sicurezza che non è necessario mettere in pratica. Mentre invece ci sono altre realtà, come ad esempio una banca, faccio un esempio su tutte, in cui oltre alla sicurezza informatica c'è la sicurezza fisica, perché la sicurezza fisica presuppone, è un prerequisito la sicurezza informatica, quindi si arriva ad avere bisogno di un livello di sicurezza superiore. Infatti la parola chiave che secondo me è importante tenere a mente è le aziende, ovvero il penetration test ha senso se qualcuno te lo chiede, ha senso se qualcuno paga per farti fare il penetration test e ha senso se ci sono delle informazioni da proteggere. E questi solamente aziende, che siano poi pubbliche amministrazioni, che siano privati, eccetera, 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 richiedono servizi di questo tipo, perché sono servizi molto costosi e quant'altro. E questo qua è un cappello introduttivo che secondo me è importante, perché è giusto posizionare l'attività che andiamo ad analizzare nell'ottica corretta. Le aziende, io avevo anche suggerito a Francesco che l'approccio che avrei dato a questi incontri, oltre che essere un approccio pratico martedì prossimo, ma sarebbe stato anche teorico, nel senso che non ha senso guardare la cosa a sé stante, ma bisogna avere un quadro ampio. Le aziende non ti chiedono il penetration test fino a se stesso solamente per permetterti di proteggere, ma hanno un disegno più grande che comprende anche la sicurezza fisica, comprende norme e procedure aziendali in cui il penetration test si inserisce come validazione ad esempio di queste norme e procedure aziendali. Io che sto provando ad andare a lavorare in questo campo, anche se non ci sono ancora riuscito, ho fatto, adesso voglio provare a vedere, ho fatto un'immagine di questo tipo che proviamo a zoomare. È un po' troppo. Come si proviamo così. Ditemi si incomincia a leggere. Magari la luce qua sotto. Questo qua è una immagine, è una mappa mentale, immagino che tutti sappiamo che cos'è una mappa mentale, di quelli che possono essere i campi di applicazione della sicurezza IT all'interno di un'azienda. Quindi noi possiamo iniziare, ad esempio, scusami, ci passo davanti. Qua sotto c'è la radice da cui partono i rami, da dove andiamo a vedere. Sicurezza aziendale, che cos'è la sicurezza aziendale? La sicurezza aziendale è management, piano e procedure di sicurezza informatica, analisi e gestione dei rischi, sicurezza delle infrastrutture, qualità e certificazione, analisi di software interni di terze parti, ovvero analisi di come viene scritto il codice interno, analisi di tutti i software che io installo in azienda, fanno parte del penetration test, ovvero io utilizzo un software che si chiama ad esempio Google Chrome, questo Google Chrome è sicuro? Cioè se tutti i miei utenti usano Google Chrome con il plugin Flash per andare su internet, a che rischi mi espongo? Ve lo faccio vedere subito per farvi capire. Posso una cosa al volo che non era, me la sono segnata perché mi è venuta in mente mentre ero e non ho messo il link perché la presentazione l'ho fatta ieri sera. Io non so se manca un cavo di rete. Arrivo, se non c'era wifi, vabbè.
devo trovare la porta di rete. Il wifi non ha la password. Allora, va bene, abbiamo visto che non funziona e ok. Dopo lo guardiamo sul computer di qualcun altro perché questa versione di Chrome è troppo vecchia perché sulla Slack i pacchetti sono vecchi e non è vulnerabile. Comunque, è il top. Non aggiornare una se vulnerabili è il top. Comunque, la pagina che volevo farvi vedere era una nuova ricerca che stanno eseguendo su un nuovo componente di Google Chrome e di Firefox che si chiama WebRTC, ovvero Web Real Time Communication, che praticamente permette di mettere in comunicazione peer-to-peer due client, due browser, per fare videoconferenze, telefonate e quant'altro. Quindi si chiama WebRTC. Questo WebRTC, nell'implementazione che c'è adesso proprio a livello di protocollo, permette la disclosure di tutti gli indirizzi IP della macchina. Quindi, mettiamo che io in tutta la mia azienda ho installato Google Chrome perché è un browser che io consento agli utenti di installare o addirittura installo sulla macchina. Tutti gli utenti si collegano a determinati siti internet. Mettiamo che io ho un sito internet di un fornitore, questo fornitore ha un codice nella sua pagina che legge queste informazioni, questo mio fornitore, questo mio concorrente, diciamo così, può avere una mappa completa di tutti gli indirizzi IP interni della mia rete, nonostante io sia dietro un po'. Quindi quello che volevo dire è che è importante fare analisi di tutti i software interni e di tutti i software di terze parti che io installo o permetto di installare nella mia azienda. Poi naturalmente parlo di azienda, ma si può applicare anche ai privati, ma noi stiamo cercando di avere una visione, diciamo così, globale. La sicurezza aziendale a livello di management presenta anche il ROI, ovvero io pago 50.000 euro per questo penetration test, qual è il ritorno di investimento che ho da questo sborso monetario? A livello di management ho gestione del dato, ownership, accesso e retention, ovvero fa parte del penetration test, ad esempio un denial of service attack, distruggere tutti i dati dell'azienda o una parte dei dati. Quindi quando io faccio penetration test devo tenere in considerazione quelle che sono le politiche di retention, di backup dei dati dell'azienda, perché io posso dire: se mi danno carta bianca ti asfalto un intero file system, se lo ti cancello tutti i dati e tu hai le politiche di retention, quali sono le politiche di backup, eccetera. Sono tutte le cose che a livello di report finale, di conclusione dell'attività, verranno poi esplicitate, espresse. Nella sicurezza aziendale a livello operational abbiamo continuamente di attacchi informatici contro misura, gestione di incidenti informatici, test su sistemi, assets e personale. Perché anche questa parte fa parte del penetration test? Quando io vado a eseguire il penetration test posso andare a scontrarmi contro dei sistemi di protezione che sono in essere. Uno su tutti è l'antivirus. Non c'è niente di meglio quando si esegue un penetration test di utilizzare malware, che si siano virus, trojan, eccetera eccetera eccetera. Nel penetration test faccio un anticipo, nel penetration test tutto è lecito, perché per chi ti attacca tutto è lecito, quindi si può usare tutto cioè qualsiasi colpo tu hai in canna, qualsiasi carta da giocarti te la puoi giocare, anche la più distruttiva, ovviamente previo accordo eccetera eccetera, perché chi ti attacca non si fa scrupoli. E quindi io mando un malware alla segretaria e gli dico: ciao, senti, oggi sono in viaggio con un indirizzo IP perché libero e bucato, una casella privata, senti, mi apri questo PDF per piacere e me lo stampi e poi me lo invii per posta. Doppio clic e boom. Penetration test, perché?
perché ci sono i test su sistemi, asset e il personale, perché il personale che compone l'azienda deve essere messo sotto penetration test. E in senso lato, ovviamente. No, perché prima si parlava in senso lato, perché l'essere umano, la parte non informatica, è l'anello più debole della catena, se non c'è la cultura informatica. E quindi tutte queste cose vanno testate. A livello di operational c'è anche la formazione, questo qua è una visione più ampia, naturalmente la formazione fa parte di un'attività che uno può svolgere con un'azienda che a seguito del penetration test, formazione personale o su un prodotto che installa, eccetera. Posso farti una domanda? Certo! Ma quindi io che eseguo un penetration test per conto di un'azienda, previo accordi, posso causare danni irreversibili all'azienda? Certo. Cioè, alcuni te lo chiedono, poi non è mai così perché loro non vogliono perdere dei dati, però ti dicono, oggi ti do un tipo, lavori di, come è capitato, lavori di domenica, che non c'è nessuno a lavorare, e i tuoi target sono questi 15 indirizzi IP. Possono essere pubblici o anche privati, ovvero tu vai fisicamente in azienda, ti colleghi con un cavo di rete e testi questi 15 indirizzi IP. Sono 15 macchine virtuali, loro hanno fatto degli snapshot e ti dicono fai quello che vuoi. Ok? Naturalmente non ti diranno mai, non ho i dati e puoi cancellarli naturalmente, però il senso è questo. Dipende da che livello di... il fatto è accaduto per imperizia o imprudenza del datore del tuo dipendente. Ovvero tu sei sollevato dalle responsabilità dell'accaduto. E quindi come mi sembra? Sì, su quel sull'ultimo po' di esatto. Faccio una domanda. Dimmi pure. Perché il vero problema poi alla fine non so se la controversia che avete avuto è finita in tribunale, è stata presa dal tribunale o c'è un accordo tra. C'è sempre un accordo. All'italiano. Sì. Ok, aspetta, perché il problema vero in realtà è che il tribunale italiano non è preparato ad affrontare un tema così evoluto. E ti dirò di più, io ho parlato con numerosi avvocati e non esistono, da quello che mi ha detto, con i se e i ma del caso, non esistono prove informatiche. Esatto, cioè non viene il tribunale italiano non è preparato in realtà a riconoscere una controversia ma di nessun tipo a livello informatico, a livello non è preparato. Così profondo non è preparato. Cioè voi vi potrete scontrare contro magari una ragione, perché ho sentito più persone trovarsi in condizioni in cui all'interno dell'azienda i dipendenti hanno portato fuori dati, hanno portato fuori disegni, hanno portato fuori progetti eccetera eccetera eccetera, ma non esiste un tribunale che abbia preso in mano la situazione, un giudice che si sia pronunciato in favore o contro questa persona. Uno per impreparazione totale della magistratura e due perché vogliono evitare alla fine di creare dei precedenti che possono creare confusione. Diciamo che ci sono anche dei vuoti normativi. Sì, beh, dei vuoti normativi che per evitare che i vuoti normativi vengano colmati da dei precedenti di cui non ci capiscono nulla. Esattamente. Soprattutto io parlando con, mi ricollego a quello che ha detto, non mi ricordo, Stefano, esattamente, mi ricollego dicendo che parlando con numerosi avvocati mi sono spesso sentito dire che qualsiasi log è modificabile. Qualsiasi. Sì, sì, cioè. Cioè quindi la prendono in considerazione come prova indiziaria, più è difficile la modifica o il cambio di quel log senza che qualcuno se ne accorga, più è forte la prova. Ma qualsiasi log oggettivamente, e se voi ci pensate, se usate il computer, qualsiasi bit sull'hard disk è modificabile. Cioè, e poi c'è sempre un amministratore di sistema che ha accesso a quei dati in maniera semmai non loggata o non tracciata. C'è sempre. Basta andare in data center, spegnere un server, tirare fuori il disco, attaccarlo da un'altra parte, io scrivo quello che voglio sul disco. Scrivo quello che voglio. Quindi. Poi semmai è estremamente assurda la ricostruzione per cui quel log sia stato modificato e quindi ha un peso specifico elevato quella prova indiziaria, però non può essere considerata una prova definitiva praticamente, secondo me mai, oggettivamente. Poi ci sono anche dei gap normativi per cui gli avvocati ci sguazzano dentro e il risultato fondamentalmente non cambia, questo nel senso comunque. Comunque andiamo avanti con quello che ci stavamo dicendo.
c'è una domanda alla fine. Prego. Quindi alla fine siete arrivati a un accordo tra le parti? Loro sono arrivati, sì. Anche perché è sempre importante starne fuori. Cioè il lavoro dell'informatica è quello di presentare le cose esiste, una fotografia delle cose. E non si fanno mai giudizi in merito o cose del genere, aspettano sempre gli altri giudizi, non bisogna mai partire con dei preconcetti. Cioè ad esempio una cosa che mi capita, che mi è capitato quando faccio analisi forense, cose così, è andare a cercare dei dati sugli hard disk, per dire, no? No, c'era anche analisi forense, quindi ne possiamo parlare, giusto Francesco? Facciamo tanto una chiacchierata. Sì. Andare a cercare dati sull'hard disk. Cioè spesso e volentieri l'errore è di cercare quello che ti dice il cliente. Cioè il cliente ti dice, ah, lui ha fatto questo. Mi trovi le prove che lui ha fatto questo? Poi se mai tu le trovi le prove che lui ha fatto quello, pensi di averle trovate, gliele dai, e poi la controparte fa un'analisi più approfondita del disco, fa uno step in più, e che cosa succede? Che tu fai figura di merda. Perché? Perché ti sei fidato del fatto che il cliente ti ha detto che il dipendente ha fatto, e quindi hai cercato solamente quello che ti interessava, e ti sei fermato. Quindi tu quando fai queste cose qua, il cliente non lo devi ascoltare, in realtà tra te e il cliente ci dovrebbe essere un filtro di un'altra persona che dice, guarda, qua ci sono due dischi, dimmi che cosa c'è dentro. E quindi tu, è come dire, quando... È un po' un concetto militare, no? Il militare entra in una stanza, sfonda la porta con un calcio e incomincia a guardare. Vuoto, 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 nemico, pum, pum, ok? Non dice dentro c'è una persona, dentro ci sono due persone, o devo cercare una persona. Io entro e analizzo tutto e faccio una fotografia dell'ESIS, ok? Ad esempio, entro da quella porta e mi guardo intorno, ok? Vedo che ci sono 25 persone, 4 tavoli, 20 computer, eccetera. Questa è la pubblicità, ma se, visto che ci sono molti ragazzi giovani, appena aperto un'incubatrice di startup a Spilamberto, che è una realtà molto carina, sono andato a vederla. Non è privata. È quella dell'università? Esattamente. Ha aperto una startup, infatti c'è il rettore, sono andato a una conferenza con il rettore, così è una realtà molto interessante. Come vedete, questo qua è un esempio banale, però nel 2015 c'è ancora qualcuno che mette le mail in chiaro delle persone più importanti dell'azienda nei contatti del sito internet, ok? Sono in chiaro, quindi vuol dire che arriva spam, vuol dire che non ti devi sbattere a cercarli, vuol dire che non ti devi sbattere a sapere chi sono, cioè non c'è nessuno information gathering da fare qua sopra, gli mando un virus subito. Ti mando il più bello che ho e spero che funzioni, no? Nel senso, cioè, nel 2015 queste cose qua non ci dovrebbero essere, ok? Soprattutto perché nel codice sorgente della pagina sono in chiaro e quindi questi qua riceveranno tonnellate e tonnellate e tonnellate di spam tutti i giorni, di virus tutti i giorni. Un altro esempio invece, sempre un'altra realtà di Modena, giusto per farvi vedere la differenza, questi qua sono i contatti di questa azienda, ovvero una bellissima mappa di Google Maps e un solo indirizzo internet, in tutto il sito ce n'è uno solo, che è veca@veca.it, estremamente anonimo, può essere anche un buco nero in cui infilare della roba, non lo sappiamo cosa c'è dietro, ma io non ho nessuna informazione né di persone, non c'è scritto niente, non c'è nessun amministratore delegato, non c'è nessun responsabile di un ufficio e niente di niente di niente. Quindi questa è la maniera in cui uno dice, ok, metto una mail per il contatto, c'è il numero di telefono e vado avanti così. Okay? Non si mettono informazioni, anche se non sono riservate, perché un indirizzo email, se vogliamo, non è un'informazione riservata, ma più meno informazioni mettiamo, naturalmente meglio. Quindi ho preso due siti internet, ma ieri sera questo, sono andato nei contatti e ho visto questa differenza, quindi l'ho portata all'attenzione. Giusto per fare un esempio veloce di raccolta di informazioni, quindi se il mio target è la Veca, faccio più fatica. Se il mio target, se Demonstrator mi fa un penetration test, io dico sì, ok, incomincio a mandare dei virus lì dentro e vedo il primo che mi apre una backdoor e che mi risponde sulla mia command and control, ok? Altro esempio che volevo portare alla vostra attenzione invece è questo. Vediamo se c'ho il flash plugin installato, che sennò è un casino. Ok, forse non c'è bisogno del flash. Okay. Come vedete, questa qua è la stazione dei carabinieri di Modena, in corso Vittorio Emanuele. Che cosa
E questo qua è un information gathering, diciamo così, fatto con Google Maps e Street View. È una cosa semplicissima. Ovvero io che voglio attaccare, capire, no, però nel senso che voglio attaccare quell'azienda, supponiamo che sia un'azienda, prima di farmi un giro in macchina là davanti a vedere le persone che ci sono, uso Google Street View per vedere dove sono posizionate naturalmente le telecamere, per vedere quali sono i possibili punti di accesso. Ok? Ad esempio, io abito qua vicino ed è per questo che faccio questo esempio. Noi abbiamo qua in fondo, ve la faccio vedere al volo, una telecamera qua sopra, c'è una telecamera, come vedete, che copre il passaggio pedonale, ovvero le vecchiette che passeggiano per andare al mercato. Però qua dietro io ho una costruzione vicino, un garage aperto, io posso entrare, scavalcare qua dietro e qua. Io su questo muro qua, se volete ve lo faccio vedere, fidatevi, non c'è nessuna telecamera che mi copre il perimetro interno da questo lato, zero assoluto. Vuol dire che se io mi metto qua dentro, qua dietro, e comincio a fare delle fotografie o voglio scavalcare, non c'è nessuno che mi può vedere. Vi faccio un altro esempio, sempre qua, sperando che non l'abbiano messo a posto, perché non so di quando è. Ci mettiamo dall'angolo opposto, tra l'altro questi qua sono circa 200 metri di muro, quindi io sono qua, più o meno, fatemi vedere se è giusto. Ok, qua c'è l'alt di caramba. Ok, vediamo se riesco a fare lo zoom. Ok, come vedete la prima telecamera, faccio un esempio, è là in fondo, cioè sull'angolo qua che punta qua in basso, probabilmente il raggio si ferma qua. La seconda è qua e se seguite la linea retta questa qua si ferma qua. Vuol dire che io ho almeno altri 100 metri con un'altra casa di fianco, con un altro cancello da cui è molto facile entrare, che è completamente senza protezione. In più, come si può vedere qua, se io scavalco qua, ho le inferriate con le punte, poi io posso scavalcare qua. Io lo faccio da Google Maps questa analisi, io scavalco qua, poi ho un muretto su cui appoggio il piede che non ha le punte e salto dentro. Tu fai questa analisi qua da Google Maps. Diverso invece se io dovessi attaccare un'azienda che conosciamo tutti molto bene, questo qua è arriva, questa è la differenza. Come vedete qua hanno molto più spazio ovviamente, però se voi analizzate, dopo se volete vi do il link, questa azienda, proprio dall'esterno, cioè ve lo dico al volo perché sennò ci mettiamo molto a girare. Qua c'è il guardiozzo del guardiano, c'è una telecamera qua sul lato lungo, una telecamera qua sotto e non c'è nessun'altra telecamera intorno, cioè sono tutte nascoste, non sono visibili. E soprattutto il guardiozzo ha la visuale completamente aperta su qualsiasi avvicinamento dalla strada, tutto aperto, cioè non ha nessun ostacolo visivo che gli impedisce di poter vedere se una persona si avvicina alla struttura. Questo è per fare, cioè, giusto per rendervi conto che se mi dovessi avvicinare a una struttura di questo tipo sarebbe molto più complesso rispetto a una struttura dell'altro tipo. Perché all'interno della raccolta di informazioni è importante anche vedere se, faccio un esempio banale, se io devo attaccare questo posto fisico qua, questa rete, e di fianco un appartamento libero, mi metto di fianco, faccio un access point free e sperando che la gente col cellulare si attacchi, faccio un esempio banale. Qua non riuscirei mai a farlo, ho bisogno di un'antenna grossa così, sperando che il cellulare, che l'iPhone abbia un'antenna sufficientemente potente. Invece nell'immagine di prima potrei andare nella casa di fianco, mettere 2 watt di Cisco Ironet e vedere se qualcuno si attacca, quindi fare password, credenziali o provare un attacco diretto su un device, ok? Cioè sono tutte delle cose che uno deve controllare. Qua sarebbe molto più complesso e comunque se c'è una macchina ferma la vedono, la notano subito. Era giusto per fare un esempio. Sono tutte delle cose a cui nella fase di ricerca delle informazioni si tende a guardare. Quindi la fase di ricerca delle informazioni si divide fondamentalmente in due parti.
OSINT, che è Open Source Intelligence, ovvero raccolta informazioni di pubblico dominio da tutte le sorgenti possibili, e HUMINT, ovvero Human Intelligence, raccolta di informazioni non di pubblico dominio attraverso soggetti terzi direttamente o indirettamente collegati con l'obiettivo. E andiamo avanti, lo vediamo con degli esempi. Informazioni sul personale, ad esempio Facebook, Twitter, educazione, abitazione, tragitti, veicoli, relazioni sentimentali, situazione economica. Mi è capitato, io dico, diciamo che il penetration test, perché interessa questa cosa qua? Perché il penetration test è anche l'analisi di vulnerabilità delle persone, non solo dei sistemi fisici. Se io ho un amministratore di sistema che prende 1200 euro al mese e gliene offro 5000 e so che la moglie è malata, il figlio ha una, non lo voglio dire perché sta male, scusate, però il figlio ha bisogno di cure e gliene do 5000 e lui le chiavi per entrare me le dà. Sicuro. O se è ricattabile, se va a Troia dalla mattina alla sera. Ma è sicuro. Non si scappa. Infatti l'attività di penetration test, ed è qua mi ricollego a una domanda che mi hai fatto prima, io la faccio assieme a un'agenzia di investigazioni private. Perché i due lavori sono strettamente correlati. Sono legati a filo doppio. Non c'è niente da fare. Fai pedinamento. Segui le persone, segui le macchine, le abitudini, questo qua esce col portatile, va in palestra e lo lasci in palestra. Però il portatile c'è la roba. E quindi dopo dici, ok, non lo posso evitare perché il portatile lo può portare fuori, sto qua a pirla, però è crittografato il disco? Se sì, con che chiave? E incomincia a fare l'analisi. E questo è penetration test informatico, ok? Escono i dati, quando i dati escono tu incominci a guardare. Okay? Anziché rubarli tu, cioè te li hai portati fuori qualcun altro, lo ringrazi e fai lo stesso la tua attività, ok? Quindi combinazione OSINT-HUMINT, mi apposto davanti all'azienda, controllo il veicolo, risalgo il proprietario dalla tavola, controllo i profili, profilazione attitudinale comportamentale, quante volte, questo qua non si capisce molto bene perché era tardi ieri sera, ovvero se io ho un dipendente che va sempre su Facebook e Twitter e posta quelle stupidate tipo come fa Ratellini, ecco, che è un mio collega, e tutto il giorno sta su Twitter a scrivere quelle vignette, no? Umoristiche, eccetera, 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 no? Lui è prono, diciamo così, ad aprire una legata. È prono. Ok? Non ha niente da fare tutto il giorno. Sta su Facebook e Twitter tutto il giorno e non vede l'ora di leggere delle puttanate. Cioè, no, però è vero, tu scherzi. Però la profilazione attitudinale passa anche da questo. Ok? Quindi io me lo faccio amico su Facebook e guardo quanto twitta, ok? E se twitta, cioè se lui mi fa il post alle 11 del mattino, sono sicuro che lavoro, sono sicuro, posso anche seguirlo se volete, ma sono sicuro, me ne fanno alle 10, alle 10 e mezzo, alle 11, questo qua non ha niente da fare, come gli mandi un link, lo apre, si scarica il worm e amici come prima, ok? Profilazione dell'utente, si entra in questo modo, ok? Oppure un'altra cosa, se lui è prono a postare e posta, ah guarda, oggi sono a Roma, io chiamo la sua segretaria per dire una che non mi conosce, ciao, sono Tizio, sono a Roma, e lei sapeva che io oggi dovevo andare a Roma, è un'informazione. Qualcuno ci può cascare. Prego. Faccio una domanda. Certo. Una parola che non hai ancora detto, magari non ti vuoi anticipare, social engineering. Sì, sì. Fa parte sia dello studiare però anche del raggirare questa sì. Cosa qua, ti chiamo la segretaria, mando una mail, cioè... Sì, è vero, diciamo che hai ragione, social engineering fa parte della fase di penetration, infatti non c'è qua c'è lo HUMINT, ovvero io parlo con una persona e cerco di raccogliere informazioni. Il social engineering è vero, esiste, ma io lo considero parte del penetration test, ovvero... Stai agendo quindi? Sì, perché sei agente. Io quello che dico ad esempio è dove vai domani, sono al bar a bere una birra, lui, lo HUMINT è sapere che lui domani andrà a Roma, questo è lo HUMINT. Il social engineering è utilizzare questa informazione, ok? Cioè, e quindi passi la fase di attacco, è corretta l'osservazione comunque. Ok? Quindi io posso scegliere obiettivi per malware, qua ho scritto al contrario perché ero stanco, comunque è furto, non so come mi sia venuto.
Cosa? Ha scritto il contrario. Sì. È il mio stanco. Sì. Vabbè, è colpa sua. Cioè, mi ha detto di fare questa presentazione qua l'altro ieri. Sì, sì, dovevi dire a qualcun altro. Se volevi far fare a qualcun altro, mi ha detto all'ultimo. E quindi, no. Ok, quindi io attraverso la profilazione della persona lo seguo, controllo i suoi movimenti, le sue relazioni personali. Io posso, ad esempio, c'è qua un amministratore di sistema, sì? No, lui è un amministratore di sistema, lo vedo dalla faccia, sì? E probabilmente è un'amorosa. Io posso sfondare la casella di posta elettronica della sua amorosa e mandargli un virus dalla sua, come se fosse la sua amorosa. Lui lo aprirà, e lo aprirà di sicuro. A meno che non abbia un certo tipo di, diciamo così, di know-how informatico che ti mette a riparo da cose che però sono difficili, sono molto difficili, perché a tutti viene ad aprire, ok? Soprattutto se sei in mezzo a una conversazione, ciao amore, come va? Ah, tu gli rispondi, gliene mandi due o tre, ah ma guarda questo, non si scappa. Così, semmai se te ne arriva una, no, però se incomincia una conversazione, la trappola c'è sempre. Cioè, arrivi a dei livelli di paranoia, però c'è della gente anche che vive così, io no, ma c'è della gente che vive così. A quanti mesi dura? Tanto. Tanto. Può durare anche tanto. Sì. Diciamo che si cerca di restringere il campo, però può durare tanto, soprattutto perché ci sono tante cose, cioè la materia è vastissima, è veramente, dopo lo vedremo, ma è vastissima, ci sono in mille modi si può fare, mille. Però è anche divertente perché questa è una parte dell'informatica, diciamo così, dell'IT, in cui c'è ancora creatività, perché i modi per attaccare un sistema, il sistema inteso come ecosistema, i modi per attaccare un ecosistema uno se li inventa anche, no? Quindi esistono attacchi sempre nuovi, uno si può inventare un tipo di attacco, ad esempio mi ricordo che non era un tipo di attacco, ma mi ricordo all'università con Francesco abbiamo scritto un programma, non so se ti ricordi, per il reverse ARP, non so se ti ricordi, se vuoi è una stupidata, ma non c'era, abbiamo scritto anche un paper su quella cosa lì, per fare il reverse ARP a livello 2 su una rete, ovvero cioè, so un MAC address, giusto come era, so un MAC address, voglio sapere l'IP, ok? In uno switch, con uno switch che è quindi in un hub, io so il MAC address e cosa pingo? Il MAC address? Come faccio a sapere qual è l'IP associata al MAC address? E quindi ci eravamo inventati questo modo per, poi l'avevamo anche messo a posto per evitare che fosse una roba che andasse in broadcast, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci avevamo studiato un po', ci siamo divertiti. No, è vero, però sono delle cose. Sì, anche perché c'è il comando, RARP. RARP è un protocollo che deve essere abilitato sulla rete. Se non è abilitato non è un'informazione che non ottiene. E di solito non c'è. Cioè io non ho mai visto implementato il RARP sulla rete, non mi è mai capitato. Quindi erano le informazioni sul personale. È possibile, qui uno qua, questa lista qua, cioè è un esempio. Ognuno si fa la propria e ognuno con la propria esperienza e con la propria immaginazione popula e crea questa lista. Informazioni sull'azienda, abbiamo Facebook, Twitter, perché hanno dei canali di comunicazione anche le aziende, quindi le aziende stesse attraverso dei canali di comunicazione possono fornire informazioni preziosissime. Ad esempio, può capitare che ti chiedono di analizzare le informazioni pubbliche di un'azienda. Che cosa significa? Che se quella del marketing non capisce che determinate informazioni sono sensibili e anticipa in un qualsiasi modo il lancio di un prodotto che era segreto, ma perché se lo lascia sfuggire una frase, una virgola, qualsiasi cosa, è giusto che si sappia. E ci sono delle attività di screening per le aziende su tutte le informazioni pubbliche che riguardano le aziende, ok? Per tenere sotto controllo le informazioni che girano. Informazioni commerciali, legali, organigramma, aziende controllate. E l'azienda controllata può essere un punto di ingresso naturalmente per l'azienda per l'azienda obiettivo. Sedi di proprietà in affitto, co-working, location del data center. Perché co-working? Perché un avvocato può avere uno studio in co-working e l'avvocato ha delle informazioni sensibili sui propri clienti, può dire mi dici se la mia locazione è sicura? Ok, allora io a che ora posso entrare? Da che ora a che ora posso entrare? Cioè se vado ho un appuntamento con l'architetto, riesco a entrare nel tuo ufficio, riesco ad accedere fisicamente al tuo computer, riesco a portare fuori le informazioni, ok? Quindi è importante vedere anche in che senso, se sono in affitto,
Perché di proprietà in affitto? In affitto perché quando sei in affitto raramente puoi fare degli interventi strutturali tipo, cioè, invasivi, tipo sistemi di allarme, cambio, cioè, insomma, fai fatica a creare il tuo ambiente a immagine e somiglianza, cioè, potresti non essere in grado perché non ti danno la possibilità di mettere accesso con badge, accesso biometrico o cose di questo tipo. Legislazione in materia di sicurezza, pubblica amministrazione, era quello che vedevamo prima, militari, investigazioni private, avvocati, ovvero ognuno ha uno standard di sicurezza a cui tendere e si dovrebbe in teoria adeguare a questo standard di sicurezza. Informazioni sulle abitudini, importantissimo, pausa pranzo, ferie, festività, primo giorno di lavoro, perché? Queste qua sono delle idee che io vi do, sono delle cose che io uso, ma ognuno le deve costruire. Perché in pausa pranzo non c'è nessuno, non mandi l'uomo in pausa pranzo, non lo mandi quando c'è ferie, non lo mandi quando c'è festività, però lo mandi il primo giorno di lavoro, quando hai 100 email da leggere. E il primo giorno di lavoro, dopo 2 settimane che non ci sei stato, il virus lo mandi, perché sai che il tipo non c'è stato, non lo mandi quando lui è in ferie, ok? Fornitori e clienti, perché causi in corso? Perché mi è capitato una volta sono tutte informazioni che possono tornare utili. Mi è capitato una volta, volevo portare questo esempio di un problema che ha avuto un'azienda perché all'interno di un procedimento penale, siccome l'analisi forense aveva portato a definire determinati tipi di informazioni come utili al processo, sono stati obbligati a fornire in sede di processo tutta la loro lista dei loro clienti fornitori, perché in maniera tale che questi dati venissero incrociati. Tutti gli atti di un processo sono pubblici, quindi qualsiasi sua concorrente poteva avere accesso a tutto il suo database clienti fornitori. L'azienda morta, defunta. Bisogna stare attenti a queste cose. Questo è per fare un esempio. Quindi io vado in tribunale e vado a chiedere, non so, per la Unibon, controllo le cause aperte della Unibon e poi vado a vedere tutti i fascicoli, mi faccio dare una copia perché sono atti pubblici, faccio una fotocopia, li porto a casa e comincio a spulciare. Dentro ci sono nomi, numeri di telefono, intercettazioni telefoniche, come si chiama lui, come si chiama lei, l'amorosa, il padre, la madre, il figlio, e posso leggere tranquillamente, sono informazioni pubbliche. Quindi vado a fare un giro anche in tribunale per cercare di reperire più informazioni possibili pubbliche riguardo a queste cose qua. Se poi di mezzo c'è finito un hard disk e ci sono dentro i dati dell'hard disk, perché hanno un sistema di password a 12 caratteri, di cui, e quindi il sistema per policy aziendale c'è scritto, no? E la password è stata rubata, però era 12 caratteri, alfanumerico, io so già che le password sono 12 caratteri alfanumerico, è già un punto. Marketing, rilascio di nuovi prodotti, software e così via. Cioè sono tutte informazioni che vanno a comporre il mio ecosistema. Adesso andiamo a vedere un pochino di quelli che possono essere, con calma, i tool che possono servire, ok, per andare a recuperare queste informazioni e a metterle insieme. Facciamo giusto una carrellata veloce, dimmi pure. Sì, le domande mi piacciono, ragazzi, via con le domande. Ma tu hai detto che il penetration testing, cioè, sarebbe un'attività, diciamo, allo scoprire, diciamo, e quali sono le vulnerabilità di un sistema, quindi di fatto a proteggere qualcosa, ma chi di fatto vuole invece bucare un sistema per ottenere informazioni, di fatto non va comunque a svolgere un penetration testing? Diciamo che il discorso è lo stesso, infatti possiamo andare a definire sia l'attività di attacco che l'attività di difesa come una sorta di strategia. Ok, tipo un gioco, una partita a scacchi. L'attaccante fa la sua strategia con delle modalità che non ci sono note, perché ognuno ha la propria testa e pensa con la propria testa, e i difensori fanno la loro strategia. Diciamo ci sono delle best practice per fare strategie difensive, e una di queste best practice prevede l'uso dei penetration test. Okay? Un attaccante non è detto che faccia un penetration test, lo può fare, diciamo così, detto penetration test, che significa provare a sfondarti un sistema. Diciamo che normalmente l'obiettivo che è diverso, è l'obiettivo che è diverso, sì, diciamo che il modo di fare è lo stesso, però la strategia è diversa perché l'obiettivo è diverso, uno protegge e uno attacca. Grazie Francesco. Okay. No, faccio dire che è a farsi. Okay. Di pure. Mi aggancio su una seconda domanda, vai, quella che mi interessava di più, ma dal momento che io
e sto attaccando un'azienda non perché mi hanno autorizzato a bucare il sistema, ma perché io voglio ottenere informazioni da quell'azienda. Da che momento, se loro mi beccano, possono farmi causa? Quando è che se io gli faccio un port scan di un sistema, loro possono farmi causa perché gli ho scansionato le porte? Allora, in Italia non c'è legislazione in merito. Diciamo che in teoria loro possono farti causa per qualsiasi cosa, non è detto che la vincano. Sicuramente ti possono venire a rompere le scatole. Devo essere sincero, non penso che nessuno guardi un port scan, quindi lo puoi fare tranquillamente, almeno non c'è nessuno che logga un port scan, perché ce ne sono migliaia tutti i secondi, quindi non c'è nessuno che ci guarda. È chiaro che se tu provi una SQL injection sul loro web server, lo loggano, alla prima forse gli viene l'alert, alla seconda anche, il terzo si rompono in bocca e gli potrebbe dare fastidio. Okay. E poi dopo dipende da che IP l'hai fatto, ci potrebbe valere una rogatoria internazionale perché i log sono dall'altra parte del mondo, cioè quindi ci vuole un po', però se si impuntano... Sì, ovviamente poi lì dipende anche sempre, se magari io ho fatto un SQL injection però non sono riuscito a bucare il sistema, però loro mi hanno beccato e vorrebbero arrivarci in fondo, ma io ho craccato a mia volta una rete per riuscire ad avere un IP per andare a fargli l'attacco. Certo. Ci vorrebbero un sacco di soldi per risalire a me che non ho fatto danni. Esattamente. Quindi... Diciamo che dipende se il gioco vale la candela. Mm. Solitamente, anche quando un'azienda subisce un attacco, raramente si va a ricercare la sorgente. Mm. Perché? Perché l'obiettivo del penetration... Si suppone che sia furbo. Si suppone che sia anche furbo chi lo fa. A parte quello, perché l'obiettivo di tutte queste attività di sicurezza, come anche ad esempio creare delle procedure aziendali per la gestione delle password, per la gestione dei dispositivi, eccetera, sono volte a minimizzare il rischio, non ad annullare il rischio, non è possibile annullare il rischio. Minimizzare il rischio rimanente è un rischio calcolato, e quindi tu hai dei sistemi di backup che ti proteggono dai dati, e quando perdi l'informazione ti speri di riconoscere a te stesso di avere fatto tutto il possibile. Poi è chiaro che se con poco lo riesci ad andare a prendere, lo vai a prendere, per una volta che i dati sono usciti, cioè tu gli puoi anche chiedere dei soldi, ma il business sono le informazioni, anche l'immagine dell'azienda, e poi risulta, certo, compromessa, certo, se si viene a sapere che ha subito un attacco che è andato buona fine. Sì, non ha questo punto, dipende, questo interesse a rendere dipende dall'azienda, certo. Io adesso non posso dire, però sì, diciamo che il rompicapo principale delle aziende sono i dipendenti infedeli più che gli attaccanti dall'esterno, soprattutto perché noi stiamo parlando di target in questo momento qua, che sono di un certo livello. Adesso non parliamo di delle aziende di 3-4 dipendenti o dell'artigiano, e hanno già un discreto livello, insomma, ecco. Dimmi pure. Mi collego con la domanda. Vai, libera. Magari mentre fai un test, quindi non usi neanche delle VPN, proprio, cioè non ti interessa sapere che sei stato te, non è che ti devi proteggere. In che senso? Per l'identità, cioè quello che tu se tu fai danno. Se tu vuoi attaccare o se tu vuoi fare un penetration test? Voglio fare un penetration test, intanto ti faccio vedere come magari ti riesco ad attaccare. No, se tu fai il penetration test, tu devi dire da chi lo fai, certo. Sì, devo risultare che sono io che lo sto, certo, facendo questo. Per il semplice fatto che per qualsiasi cosa è tracciato il fatto che tu hai fatto determinate operazioni. Ecco, serve a te e serve a loro. Okay. Sì, sempre dichiarare. Cioè, per il discorso che dopo, certo, c'è l'azienda, non è che devi riuscire ad andare a vedere chi è lì. Assolutamente. Perché tanto assolutamente non è interesse, ok? Ma non ti vale il contrario, perché devono sapere che sei stato tu, perché sì, poi qualcun altro invece... In quel momento lì, esattamente. Quello che avevo detto prima, ascolta, bravo. Mi piace. Comunque, ok, adesso diciamo che decisamente non è il mio campo, però avevo letto un articolo tempo fa sul fatto che nel momento in cui tu cambi paese, quindi cioè dall'Italia vai ad attaccare un sistema che magari in Francia, in Inghilterra, in Germania, lì si apre un vaso di Pandora, perché la legislazione varia a seconda del paese, perché se poi ci metti un proxy in mezzo magari fai 2-3 salti ed è un delirio. Questo può essere un bene, può essere un male, perché adesso sono cambiate parecchio le cose, quindi con le leggi antiterrorismo e queste cose qua, se per un qualche motivo magari tu non hai fatto niente di eclatante, però se per un qualche motivo fai scattare i sensori sbagliati e
facendo vari passaggi a diversi paesi ti puoi trovare un casino grosso. Sì, lì dipende dal peso specifico che hanno le persone a cui fai l'attacco e il tuo peso specifico. Mi viene in mente un articolo che ho letto non più di 2 settimane fa che il ministro della difesa, direi, ha fatto una rogatoria internazionale in Albania per andare a prendere uno scafista. Cioè in meno di 24 ore sono andati a prendere una persona. Ok? Normalmente ci vogliono mesi per avere un'approvazione di quel tipo, quindi dipende. Cioè per andare a prendere uno scafista, in 24 ore sono andati in Albania con una rogatoria internazionale e sono portati in Italia. Quindi lì dipende, va un po' a culo, secondo me. Lì non so, si entra in un territorio è un difficile. Infatti uno dice, io mi faccio pagare per fare il penetration test, mi diverto e in più prendo anche dei soldi, non ha senso, no? Poi siamo proprio questa. Cioè nel senso per spiegare un po' il penetration test. Quindi abbiamo dei tool che, come ci dicevamo prima, ci aiutano in tutta questa fase di recupero delle informazioni e a mettere insieme queste informazioni per poterle usare. Io qua faccio una carrellata, poi dopo mi impegno, entro domani, lo scrivo domani in ufficio, che tanto ho un sacco di tempo libero, a mandare a Francesco una mail con le linee guida di questa cosa, così voi entro martedì prossimo voi potete guardare un pochino questi tool. Non ha senso metterci qua che ognuno deve installare, che non li abbiamo, a provarli. Però martedì prossimo, infatti martedì prossimo faremo la parte sul web, diciamo così, perché basta un web server e un curl, quello che volete, per fare le proprie prove. Insomma, tutti abbiamo subito lo strumento a disposizione per poter interagire. Questo era quello che dicevo prima, mi ricollego facendovi questi esempi a quello che ci siamo detti finora. Questo qua è un tool che permette, data gli diamo in pasto una serie di username sui vari siti social, lui tira giù queste informazioni e ci fornisce una mappa temporale, volendo, degli spostamenti di questa persona se le informazioni, cioè se le foto che manda sono taggate, sono geolocalizzate. Quindi possiamo sapere se uno come Rattellini, che posta molto, se i suoi spostamenti, possiamo sapere dove era in quel preciso momento o anche capire determinate abitudini. Vi li faccio vedere, poi dopo ve li mando, giusto per farvi vedere che cosa fanno. Poi dopo per alcuni entriamo nel dettaglio. Questo è un tool open source che è dicono che sia non plus ultra, naturalmente. Faccio una premessa: nessuno di questi tool fa cose che voi manualmente non potete fare. Ok? Cioè, se abbiamo le conoscenze, tutte le cose che fanno loro le possiamo fare anche noi. Non c'è nessuno che c'ha dentro il trick della morte o la feature incredibile che solo si usa il tool, oh mio Dio, posso farlo, ok? Sono tutte cose che possiamo fare anche noi. Maltego fa un sacco di cose. È un tool che si usa per i penetration test, è un tool che si usa anche per fare analisi forense, ed è automazione OSINT, ovvero tu gli dai in pasto fondamentalmente internet, ok? E lui ha un sacco di sorgenti di informazioni, gli dici che cosa vuoi analizzare, parole chiave, indirizzi IP, domini, lui automaticamente esegue dei set predefiniti che si possono scegliere di task, ti raccoglie tutte queste informazioni che tu gli hai specificato e prova a metterle in correlazione, ok? Quindi può provare a vedere quali domini sono correlati, può vedere se delle persone si iscrivono e si rispondono su Twitter, quindi voglio sapere se c'è un certo tipo di legame tra un cliente e un fornitore, ad esempio, per un qualsiasi motivo. Io gli metto uno username e un altro username e vedo se hanno delle risposte e cose di questo tipo. Adesso non so su Twitter come si chiamano le reply, a un nome specifico, le twittate in risposta. E quindi Maltego ti permette di organizzare in maniera altamente fruibile, tutta una serie di informazioni. Questo tool diminuisce drasticamente i tempi di analisi, soprattutto perché ti dà delle sgrossate importanti e attraverso delle ricerche ti permette di evidenziare in maniera molto semplice se ci sono delle informazioni che pensi possono essere importanti per condurre l'attacco. Qua abbiamo un tool che si chiama The Harvester, che viene utilizzato per eseguire la scansione sui motori di ricerca e su siti social, su alcuni siti social, di tutti gli indirizzi mail associati con un determinato dominio.
Quindi noi andiamo a fare un insieme di scansioni su internet per recuperare questi indirizzi. Se avete delle domande chiedete pure, ragazzi. Poi non lo so se volete entrare nel dettaglio, cose di questo tipo. Cioè, fa la scansione di un dominio per trovare gli indirizzi email? No, praticamente dice vai su Google, fai delle ricerche, loro hanno delle keyword specifiche al suo interno che dopo si chiamano, dopo andiamo a vedere, ho messo un link all'interno delle diapositive così ci facciamo un'idea, sono una sorta di Google Doc fondamentalmente, che ti permettono di andare a estrarre un set di informazioni in base a delle tipo, io qua chiedo, mi dici tutte, vai a vedere su Google, ok? Mi dici, limiti il numero dei 500 e mi cerchi tutte le email condominiomicrosoft.com. Lui ha un set predefinito di ricerche su Google per gli indirizzi mail e ti prova a tirare fuori tutti gli indirizzi mail presenti sul, cioè che escono dai risultati del motore di ricerca per il dominio microsoft.com. Okay, non interrogando gli email, cioè, non interrogando i... No. Okay. No. Dai, provato a fare sull'azienda Vega. Se volete lo scarichiamo, lo installiamo e possiamo provarlo, certo. Dopo lo proviamo, è un buon punto. E Buget e HTTrack sono due siti, diciamo, sono due tool che fanno tante cose e servono per eseguire il mirror dei siti web. Perché è importante eseguire il mirror dei siti web? Perché me li posso guardare con calma. Posso greppare su tutto il codice che scende per delle parole chiave e posso andarmi a guardare come funziona JavaScript, se posso fare gli attacchi di TPXSS e sono cose che vedremo martedì. Li conoscete già tutti questi tool? Sì. Buget, sì, è quello che scarico in locale tutte le pagine HTML. Se fai Buget, sì, dai una pagina sola, ti fa una pagina sola, poi hai l'opzione meno mirror che ti permette di che segui i link, gli puoi dare la profondità a cui andare, gli puoi dare dei parametri di ottimizzazione e lui ti scarica con tutti i link che trova, gli puoi dire se deve saltare i domini oppure no, quindi saltando i domini puoi provare a seguire le classiche briciole di pane, insomma uno li deve provare, ci si deve mettere lì, leggere le opzioni e andarci dietro. Alcuni siti internet che mi premeva farvi vedere, che secondo me sono carini, ad esempio, che probabilmente li conoscete già, oddio, vabbè, mi ha portato da qua. Queste sono delle cose banalissime, ma da un certo punto di vista utilissime. Ad esempio, cerco il mio nome e guardo su quali social network sono registrato. Cioè, io so che Pippo utilizza sempre Pippo 123 per registrare qua non. Non lo so, perché non va? Ok. Quindi in sostanza so che è available su YouTube, so che è available su Wikipedia, non è available su LinkedIn, io sono registrato su LinkedIn. Poi non mi ricordo se sono io Stanza, se l'ho messo su Twitter, sono io Stanza, infatti sono stato uno dei primi a registrarmi su Twitter, perché Stanza è un nick che si fa fatica a prendere perché va via subito ovviamente. Però se tu sai che uno usa sempre uno stesso username, tu puoi sapere, puoi cercare di capire su quali social è registrato attraverso questo tool e viene tutto gratis, cioè in due secondi tu sai se quel nickname è registrato, poi che sia lui o non sia lui è da vedere, però bene o male tu hai un'idea, quindi uno può essere su Facebook, può essere su Twitter, può essere su eBay, può essere su PayPal, può essere dove, cioè può essere in un sacco di posti chiaramente. Questo qua secondo me lo conosciamo tutti e è un sito internet, questo qua, che ti permette di andare indietro nel tempo e ti permette quindi di accedere a determinate informazioni che non sono più disponibili. Si chiama web, si chiama archive.org. Quindi qui dentro c'è una sorta di piccola, perché è piccola, perché internet è immenso. C'è una piccola storia di internet, quindi se voi avete un obiettivo potete vedere storicamente quali erano i contenuti del suo sito web per andare a carpire informazioni che adesso non sono più presenti, ok? Possiamo provare a fare un esempio, provate a dirmi un sito internet, Veca. Proviamo, vediamo se Veca era punto
Veca Soliera, direi. Fammi vedere solo come si chiama. Veca.it. Come vedete, ha registrato delle pagine dal 2001. Andiamo a vedere nel 2001 cosa c'era su questo sito internet. Andiamo agli 19 gennaio 2001. Vediamo se non è detto che ci sia tutto. Ecco, questo non ci sono qui le immagini, però questo era il sito internet della Veca. Ma ti resti qua, dove la mettono tra troppo? Eh? Dove la mettono tra troppo? Ah, tera di soldi. Adesso non ci sono più le immagini, abbiamo preso un esempio che forse è poco calzante. Questa era la struttura, ok, della pagina HTML nel 2001 di questo sito internet. Possiamo andare a vedere più avanti. Andiamo a vedere, non lo so, ne è... Ma recapiti, sì, infatti l'immagine da me è sul testo. Questo ad esempio non c'è risultato, prova a dire, scusa. Recapiti, cioè il sito è... Lui cosa scarica, l'home page o... L'home page e i link anche. Scende anche. Ovviamente onora il file robots.txt, che lo conosciamo, sì. Se no, però comunque lo guardiamo martedì, e quindi alcune cose non le indicizza. Che tra l'altro è un buco di vulnerabilità enorme, il file robots.txt, perché espone informazioni. Cioè ti dice, diciamo motore di ricerca, non andare lì. E tu dici, perché non devi andare lì? Perché c'è una roba che non devi vedere, quindi hai i soldi subito. È prima o poi si qua da vedere, quindi non si usa mai il file robots.txt. In teoria, poi nella pratica. Quindi uno, cioè vi potete divertire, per dire, divertire nel senso, potete scegliervi un obiettivo, cioè la fase di information gathering non è una fase operativa in cui voi rompete le scatole all'obiettivo, semplicemente raccogliete informazioni, quindi voi potete prendervi anche la NASA per dire e dite che cosa riesco a sapere, che cosa sono le cose nascoste e per me è una cosa molto interessante e intrigante, diciamo così, io di solito vado a vedere e delle volte trovi dei link su dei siti che non esistono più, quali trovi c'è anche del contenuto interessante. Vediamo se ho preso un... Com'è che si chiama? Recapiti, però clicca su recapiti, Boh, era uguale, stati bravi, ma secondo me perché c'era un computer solo e quindi c'era bisogno di casare di imposta elettronica sola nel 2001, può essere, anche perché loro tagliano dei metalli, per cui sì, non è che c'è una, secondo me, tantissima roba. Adesso non so cosa fanno di preciso, ma non roba delle cose, quindi cioè, insomma, adesso non ci sono delle immagini, però questo è il senso, ok? Quindi le informazioni su internet ce ne sono davvero tante che aspettano anche solamente il fatto che uno se le vada a cercare, se le vada a vedere, secondo me è intrigante, insomma, quindi non lo so, provate a dire una... Adesso questo sito qua si vede male, ci sono alcune cose interessanti. Sony? Ok, che... proviamo a vedere. Sony.com. Oh. Li avrebbe registrati tutti. Ah beh, sicuro. A proposito di pubblicità negativa, c'è la Sony che poi hanno rubato tutti i numeri di carte di credito. Ma la Sony ne fa di ogni colore, basta vedere cosa hanno fatto con sì, con le PlayStation, con esatto, quelle PlayStation. Sì, c'è una diattiva lunga quanto l'internet console. Sì, sì. Vi faccio vedere per cosa ho usato ieri questo sito, se volete, che era interessante. Ho preso due immagini da un tool che dopo vi farò vedere. Se me lo ricordo, No. Era l'altro 86. No. Beh, dopo provo a vedere se per caso. Facciamo così. No, vabbè, dopo lo cerchiamo.
qua c'è molto JavaScript, andiamo, ovviamente il JavaScript non funziona. Ecco, questo era il sito della macchina. 1989. Sì. No, 25 no. Maggio 1998. Ah, 98. Ha un senso. Ha un senso. Però il marchio c'è sempre in alto a sinistra. È il top, eh. Però per dire, ci sono delle cose. Beh, è una curiosità anche simpatica questa, secondo me. Volevo farvi vedere, se avete 5 secondi voglio cercare questa cosa qua perché era interessantissima. Ah, era questa qua allora. Ok, era questo qua. Qua c'era un link. Eccolo qua, è questo qua. Questo link qua che non è linkato nella pagina, adesso ovviamente non esiste più. La pagina si spacca e non è possibile recuperarla. Se io vado qua dentro e cerco la pagina esatta, cioè quindi all'interno, qua non funziona, all'interno dello script di HPing che ha generato le immagini che io tra l'altro dopo vediamo ho inserito all'interno della presentazione presa da qua, per farvi un esempio di questa cosa qua, mi sono letto un pochino come avevano fatto lo script e ho detto ma cos'è questo link qua, andiamo a vedere cos'è, non c'era. Sono andato sulla Wayback Machine, page not found, ci vuole un po' di tempo per trovare le cose. Questo qua è una pazzia di uno che me la sono, ieri sera sono andato tardi per recuperare anche di questa cosa qua, me la sono letta, di uno che ha disegnato tutte a livello statistico la predicibilità dell'initial sequence number dei sistemi operativi nel 2003, quindi Windows 2000, HP UX, Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Si è fatto tutti i suoi frulli in testa e ha graficato la predicibilità dell'initial sequence number del protocollo TCP, ovvero quanto è facile. Quanto è facile predire il primo sequence number di una sessione TCP, quindi del SYN-SYN-ACK, dell'installamento della connessione TCP, per prendere il controllo della connessione, iniettare dati, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi lui si è, fatto, è un pazzo furioso, si è fatto tutti i suoi grafici, la distribuzione, le percentuali di successo del suo test, le percentuali di sicurezza, e quindi ovviamente Windows NT 4, dopo in fondo mi sono guardato, tutti i sistemi operativi sono diversi, io in fondo mi sono guardato, questo qua era la classifica, quindi dal basso ai peggiori, e AX, HPUX, Windows 95, 98, Windows NT 4, Solaris, TCP Strong, ISS uguale 2, questo qua era un flag per rendere sicuro Solaris. Cioè non c'era, tu lo mettivi a 2 e ti dicevano è sicuro e dopo non era sicuro lo stesso. No, è vero, però era così. C'era Mac OS X, che è questo qua, BSDI, che non lo conosco, Irix, Cisco iOS, come vedete faceva pena, Windows NT4, Service Pack 6, OpenBSD 2.8, Solaris, FreeBSD, Cisco iOS, OpenBSD Current e Linux 2.2.1X, perché c'era quel kernel lì. Cioè, quindi questo qua si è fatto e questo link qua è perduto, cioè su internet non c'è, ed è un'informazione interessantissima, soprattutto perché è spiegato molto bene il tipo di attacco, come funziona, perché questa cosa non è sicura,
che cosa hanno fatto poi i sistemi operativi per andare a proteggersi. Beh, dopo vai a vedere e vai a leggere la pagina, era questa? Questa qua? E vai a vedere che questo qua è un Linux, ovvero la distribuzione, cioè la, è uno spettrogramma, diciamo così, di quella che è la non predicibilità dell'initial sequence number quando tu bombardi di richieste una macchina Linux, ok? E lo spettrogramma è abbastanza ampio, e questo è quello di Windows, tra l'altro con delle scale di 10 ordini di grandezza diversa, quella sotto la scala, quella 20.000, ok? Quindi questo qua è un Windows 2000, è vecchio anche questo articolo, però la roba vecchia fa sempre comodo, soprattutto perché spiega. Questi qua sono degli attacchi che non si riescono più a portare adesso, ovviamente, però ti spiegano come era nel passato e uno si fa un minimo di cultura, quindi è anche giusto leggerlo. Però quell'inclino si trovava più, non si trovava più, tu vai sulla Wayback Machine, te lo cerchi, te lo leggi, te lo studi. E come hai trovato questa cosa qua, si possono trovare molte cose interessanti che adesso hanno tolto dai siti aziendali, dai siti corporate, quindi i nomi delle persone, gli indirizzi mail che semmai sono ancora validi, e così, and so on. Ok? Si può richiedere la cancellazione di uno storico di una pagina della Wayback Machine? Non lo so, non mi sono mai informato. Non mi sono mai informato. Si è dichiarato che ci sarebbe il diritto all'oblio, ma... Solo europeo. Solo europeo. Sì. Infatti la cosa che ti volevo chiedere è su archivi.org, che sì, usa Google, su quale Google usa. Perché se usa uno dei Google europei, in teoria c'è il diritto all'oblio e anche un'informazione non c'è. No. Se usi .com, teoricamente sempre, da quello che dicono... Sì. Archive.org non usa Google. È un suo, ha un suo robot interno che esegue la scansione di internet, quindi è come un motore di ricerca a sé stante che fa il crawling di queste pagine e le rende pubbliche, come ad esempio DuckDuckGo, che io uso, che anche tu lo usi, è il mio motore di ricerca preferito, preferito Starface, sì, c'è anche quello, e tu hai il suo crawler e fai le sue ricerche. Onora robots.txt, si tira giù le pagine, eccetera eccetera eccetera, okay? Altri link molto belli sono i gruppi di Yahoo, uno perché ci si fa un sacco di risate quando li si legge, e poi perché bene o male lì dentro, come in mailarchivi.org, ci finiscono un sacco di mailing list, e c'è una bella stringa con scritto certa, e tu cerchi i nomi dentro e lì si ottengono molte informazioni, okay? Soprattutto quelli sono i posti per chi lavora soprattutto nell'open source in cui gli amministratori di sistema fanno domande, quindi tu puoi cercare, come diceva il nostro amico a livello di software engineering, di entrare in contatto attraverso una di queste liste e ti spacci come il guru di Red Hat ed entri in contatto con l'amministratore di sistema di un'azienda, spacciandoti, poi dai una patch, c'è il budget e così via, e quindi tu incominci a stringere relazioni sociali. Non è una cosa che... queste qua sono tutte delle cose che... però, cioè, è bello perché sono cose di fantasia, se volete, però sono cose che poi esistono realmente, perché i dipendenti pagati dall'NSA che mettevano i bug in OpenSSL sono cose vere, e c'erano, perché Heartbleed, per dire, è un bug voluto. Non so se tutti sapete cos'è Heartbleed, ok? Quindi è un bug cercato, è un bug voluto, è un bug che c'era ed era una disclosure di tutta la memoria del server su cui c'era, e lì qualcuno l'ha voluto, è un errore banale, tra l'altro, fin troppo banale. La grandezza di un buffer non validata, quindi è un buffer overflow dei più, cioè che qualsiasi tool automatico di code auditing tu lo fai girare, e tra l'altro è scritto in C, te lo trova, ok? Cioè in automatico, quindi, però va bene, questo costa un po'. Infatti è venuto fuori attraverso il code audit sulle librerie OpenSSL. Poi abbiamo chat room e abbiamo una OSINT list, questa qua ve la faccio vedere. Questo qua è un sito web che non fa niente se non parlare di altri siti web. E praticamente per ogni tipo di informazione che voi volete, ti dice, secondo quelli che mantengono questo sito, naturalmente quali sono le sorgenti da cui attingere. Quindi people, birthday... a onstrat.com/osint, ok? E quindi io praticamente vado
a guardare, dico che okay, social networking site ce ne sono molti di più, naturalmente in The News mi faccio le mie ricerche, 411, è molto americano questa cosa, in Italia non c'è, però ve lo potete fare voi e voi cercate le cose, tanto YouTube vale per tutti, ok? Google vale per tutti, Facebook vale per tutti, sono delle cose che valgono per tutti. E i motori di, e i crawler in giro per il mondo, tipo people.com e il people database esistono per tutti, cioè se voi andate su people database e vi cercate, molto probabilmente, adesso non per tutti, ma probabilmente può venire fuori la vostra foto, ok? Come in ufficio, che è la prima cosa che fanno quando arrivi, che è capitato anche a me, ti mandano una foto di quando avevi 15 anni e la mandano in giro per tutto l'ufficio. Poi la foto la prendono da internet, c'è quel giorno e ci sarà per sempre. Per sempre. Ok? Bene. External footprinting, perché è importante? È importante perché se io faccio una cosa white box, cioè questo qua ovviamente se è white box, ovvero che l'azienda mi dia tutte le informazioni in mano, non ha senso che io faccia tutta questa serie di analisi, perché mi dicono guarda, i server sono questi, sopra ho 100S, non so se neanche se esiste, 6.5, ok? Non mi ricordo che versioni sono arrivate, abbiamo Apache, Bind, mod PHP, ICGI abilitato, prova a sondare, ok? Se io però non ho queste informazioni e faccio una cosa black box, è importante che faccia anche l'external footprinting. Una cosa che io guardo sempre è guardie se armate, perché ti dà subito l'idea del livello di sicurezza dell'azienda. Se hanno le guardie, se le guardie sono armate. Cioè se un'azienda ha delle guardie armate all'ingresso, sa che la sicurezza è una cosa importante. Quindi ci possiamo aspettare che ci sia un determinato livello di sicurezza anche nel reparto IT. Okay? Se invece hai un'azienda con le porte aperte dove tutti quanti entrano, secondo me c'hai il cavo di rete libero, tu entri o chi sei, non so, boh, c'è già un meeting, un attacco e vado, ok? Se non ho la guardiola, non ho l'identificazione con badge, eccetera. Analizzo i turni, guardo se ci sono dei buchi nei turni, perché io posso scrivere, io non l'ho fatto, però potevi entrare perché nel turno c'è un buco e avevo accesso al data center. E sarei potuto entrare al data center perché non c'è nessuna telecamera, lo vedi da Google Maps, oppure fai due foto. Potevo scavalcare, da lì non passa mai il guardiozzo, apro la porta, non c'è allarme, non è allarmato, sono dentro nel vostro data center. Quello è un penetration test fisico, però a livello di IT, ok? Perché si entra dentro un esperto che si attacca i server e incomincia a scaricarsi i dati. Il data center va protetto fisicamente, non c'è niente da fare, ci sono fisicamente i dati. Allarmi, tornelli di badge, stazioni di reti, wireless, CB, edifici adiacenti. Se le guardie si parlano con i CB, il CB può essere protetto ed è una cosa che nel penetration test uno può guardare, ok? Perché se si parlano attraverso il CB e non hanno un jammer sulle frequenze, eccetera, 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 e non hanno dei sistemi di protezione, tu puoi ascoltare quello che si dicono le guardie, le comunicazioni interne. Puoi parlare sul loro canale, puoi mandarli in confusione, ok? Wireless, perché già che sono, faccio giri in macchina per guardare i dipendenti, attacco l'antennina fuori dalla macchina, faccio world driving e guardo che tipo di reti hanno. Anche se sono nascoste, le riesco a beccare lo stesso, abbiamo chi, dopo lo vediamo, ho fatto uno screenshot, abbiamo chi, Smet, Aerodump NG, Harmon NG, eccetera, 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 sono tutti dei tool che basta che io ho un MAC address e so di che classe è l'access point, so se è un Cisco, so se è un Netgear, e posso subito iniziare a provare il password di default, associarmi, buttare giù uno che è associato, poi dipende dalla sicurezza che hanno, eccetera, eccetera, e edifici adiacenti per vedere se riesco a fare ponte o se riesco a prendere in castagna qualcuno. Vai. Volevo partire dopo, però hai nominato il wireless. Allora vai. La materia è abbastanza strana il wireless. Attualmente la sicurezza WPA2. Sì. Perché io so che avevano fatto alcuni studi sulla WPA2, avevano scoperto che era possibile con quelle che utilizzavano TKIP, sì. Che poi forse era WPA TKIP. E era possibile reintrodurre un flusso di pacchetti all'interno della comunicazione wireless, però dalle ultime ricerche che avevo fatto non era ancora uscito, se non tramite un attacco dizionario brute force, bucare una rete WPA. Diciamo che l'attacco più comune per bucare una rete WPA è prendere giù un sacco di una quantità enorme di dati e poi fare un attacco a Rainbow Table. E cosa sono le Rainbow Table? Le Rainbow Table è tipo un dizionario, però anziché avere delle password, ok? Sono un insieme di hash di chiavi predefinite.
Ok? Quindi cosa significa? Vuol dire che io per vicinanza cerco la collisione della chiave. In base al sistema di cifratura che utilizza la checkpoint, io posso trovare la collisione della chiave e quindi riuscire a decrittografare il traffico anche se non so la password. Perché io ho un set di chiavi, provo un set di chiavi. Vedo uno che annuisce, vuol dire che ha già provato. Però questo qua non ti permette però di sapere la password effettiva della rete. No, di sapere la password della rete no, ti permette di decrittografare il traffico che tu hai di cui hai fatto il dato. Ah, no, aspetta, e ti permette di sapere anche la password perché l'hash tu l'hai ricreato. Ah. Sì, è chiaro, no scusa. Okay. Sì, no, perché tu hai la lista di hash, quindi c'è anche la password e poi gli hash. Ah. E poi per vicinanza vai a provare gli hash. Studierò. No, ma ci sono tante cose, poi divertente perché sai, più ne leggi più ne impari. Io ad esempio, cioè sono, cioè, non è che sono un guru, no, fra dai, cioè, nel senso però cioè, sono uno che ha tempo da buttare via e ogni tanto si documenta e ci prova. È che okay? Le web cominciano a scarseggiare. Le web cominciano a scarseggiare, anche le password di default dei telecom. Però, per quello di casa c'è anche il VPS che ti viene da dire. E anche sì. Quello lì, il VPS, avevo visto che effettivamente era un sistema che dicono che sia debole. Sì, su 4 caratteri. Però sì. Non è, c'era, adesso non mi ricordo come si chiamava quel tool, cioè un tool che in teoria doveva... River. Esatto, River che doveva provare a trovare qual era il VPS, eccetera, per certo, collegarsi al wifi, solo che ho visto che c'ha... parecchie rotture con i router, spesso ti rilevano l'attacco e quindi te lo negano. Ci sono sistemi di protezione, diciamo che solitamente bisogna trovare la strada più semplice per eseguire l'attacco, e almeno dal mio punto di vista, almeno che se il wireless non è, almeno che il wireless non sia aperto, non sia in web, tendo a non guardarci neanche, nel senso, cioè non è che, cioè ci guardi, provi a vedere quanto è sicura la chiave, gli dici ok, io in una settimana non sono riuscito a decrittografare, gli fai il report, in una settimana non ci sono riuscito, perché ci vuole del tempo. E la crittografia è una brutta bestia. C'è anche con la Rainbow Table. Ci vuole del tempo. Okay, poi hanno un costo computazionale molto elevato. Per lì c'è il processore a palla, poi può essere multicore. Io una volta mi ero messo, avevo preso le il John mi ero messo lì a provare a craccare una VPA2. Allora avevo preso tutti i pacchetti che mi servivano, così ero andato con AirCrack a cercare di craccare con brute force, però poi mi sono stampato sul fatto che non ho trovato nulla che facesse un brute force. Allora lo scrivo io il programma, mi sono messo lì, ho scritto un programma che generava un file contenente tutte le combinazioni di caratteri, poi lo passava a AirCrack, solo che il file sarebbe stato grande dei tera, allora l'ho dovuto spezzettare, passarglielo, avevo calcolato più di 30 anni se la password era semplice. Quindi nel frattempo ti è cresciuta la barba, i peli sul petto. No, ho rinunciato. Ci sta. Comunque ci sono invece di fare il file esiste il file. È un tool che fa una pipe, invece di crearti un file lo fa live. E poi in più io ho provato anche con EC2 di Amazon, quindi non è così impossibile. C'è gente che il tuo computer ci mette 30 anni, però se c'è EC2 per pochi dollari non leggi una cosa abbastanza potente. Sì, se è l'ultima password, ok, ma se non ci vuole tanto, non è possibile. Non è sicura. No, non è sicura, non c'è niente. Cioè, non è sicura la VPN, è sicura perché non abbiamo l'hardware, perché nessuno ha l'hardware, ma non è sicura, cioè. Certo. Se ti informi sono buone guide. Sì, facciamo gli ultimi slide e poi andiamo. Quindi abbiamo detto, questi qua li abbiamo già nominati tutti, vado avanti. Network footprinting. Qua c'è il link dei Google Doc, dopo queste informazioni qua ve le do, così ve le iniziate a guardare un pochino con calma. Sono tutte cose che se uno ve le ho messe insieme per sicurezza. Ok, questi qua sono i Google Doc, ovvero non si vede purtroppo perché è nero su nero, però sono una serie di stringhe di ricerca su Google predefinite, tipo io ne clicco su una e faccio Google Search.
quindi sono tipo, sono delle serie predefinite, quindi uno può cercare quello che gli serve e dice ok, io vado a prendere da questo database di stringhe di ricerca su Google le cose che mi interessano e quindi vado a prendere degli XML, web XML, fargli configurazione, eccetera, 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 direttamente da Google, ok? E questi qua si chiamano Google Docs. Molti programmi di open source intelligence hanno al loro interno delle logiche che utilizzano queste stringhe di ricerca sul browser. Altre cose importanti sono i WIS per sapere se quello che stai tra virgolette attaccando, di cui stai facendo un penetration test, è un IP realmente di proprietà dell'azienda che te l'ha chiesto. Non si sa mai. Bisogna sempre guardarci. Quindi prendiamo tutte le informazioni anche da questi siti. Sottolineo, non ho trovato quello europeo perché poi non l'ho cercato troppo. North American Network Operators Group, NANOG. Io sono iscritto a questa lista, questa qua è una lista fighissima, se vi volete collegare e se volete iscrivere, praticamente avete tutte le news in tempo reale sui servizi della rete di rete nel Nord America, cioè tutti gli ISP che fanno routing nel Nord America e anche overseas, quindi con le dorsali oceaniche eccetera, sono iscritti a questa lista. Se qualcuno ha un down, scrive ho un down e sto facendo routing sull'altra rete, tu vai a vedere perché poi router, i border router, mi sfugge, quelli che hanno BGP. Insomma i BGP, grazie, i BGP sono tutti online pubblici su internet, le rotte sono pubbliche e puoi vedere, quindi puoi seguire i servizi, fare, brigare e puoi trovare delle informazioni, cioè carine anche questo. Enumerazione di NS, adesso vado veloce perché Francesco mi ha detto che tagli, ovvero io provo a tirare fuori il maggior numero possibile di informazioni dal server DNS del destinatario, faccio delle query, non funziona mai, ma però bisogna sempre provare uno zone transfer dal server, dal server che tu attacchi, quindi fai una richiesta di zone transfer per la zona del dominio che vuoi attaccare, vedi se per caso il server è stato configurato male e ti restituisce con tutti i nomi, tutti gli IP che sono stati inseriti sul server, ok? Lo puoi provare e c'è caso, non funziona mai, ma uno ci prova sempre. Questo qua invece di NSN non prende una serie di word list e ti incomincia a fare delle richieste al server di NS, word list common per nomi comuni, per tirare fuori gli indirizzi IP. Quindi automatizzi un pochino quello che è l'analisi dei server e dei nomi. Porta scanning and fingerprint, Nmap, POF e AMAP. Ho messo anche AMAP, anche se in realtà è deprecato, perché ogni tanto funziona meglio di Nmap, ok? Non lo usa più nessuno, è ancora scaricabile dal sito di una crew che si chiama THC, sono dei ragazzi che fanno ricerca. Ogni tanto funziona meglio, non c'è niente da fare. Quindi cioè, loro cosa hanno? Hanno dei fingerprint con cui fanno un compare dal fingerprint che ottengono dal port scan, dal service scan o dai sequence number che arrivano e cercano di fare il guessing del sistema operativo e dei servizi che girano sulla macchina. Nmap è molto meglio, ogni tanto ci prende di più AMAP, quindi io li uso sempre entrambi quando faccio queste scansioni. L'ultimo, scusa, è P0F? P0F è un altro tool simile che funziona, diciamo che il problema allora AMAP funziona solamente quando cerchi di fare il fingerprint con una porta aperta che ti risponde. Nmap funziona anche se non ti risponde nessuno, ma nessuna porta aperta, ma se non ti risponde nessuna porta aperta fa fatica. P0F funziona sufficientemente bene anche se l'host di destinazione non ha nessuna porta che risponde. ICMP and root tools, ping, trace root, TCP trace root, HPing nell'immagine initial sequence number graficati, sono quelli che vi ho fatto vedere prima che avevo preso, ok? Questi qua sono dei tool molto semplici ma che servono, aiutano per vedere che instradamento fanno i pacchetti, puoi vedere se il servizio è bilanciato, ad esempio, perché c'è un TTL in più, un TTL in meno, se girano, se non girano, cosa fanno, se brillano. HPing, mi sono dimenticato di mettere all'interno di questa lista un tool che si chiama SCAPI, che è fighissimo, provatelo, che serve per è scritto in Python, che serve per creare dei pacchetti custom, sia a livello 2 che a livello 3 che a livello 4 e fino anche a livello 7. Ah, l'avevo messo qua, ok.
protocol, infatti protocol specific tools HTTP print, che cosa fa HTTP print? Praticamente ha all'interno, ha un database interno, cioè ha un file di test interno che contiene i footprint di tutti i server HTTP. Quindi anche se il server HTTP nasconde il suo nome, come sapete voi in Apache potete configurare il fatto che non risponda con Apache versione 2.7.3, ok? Non mettere il banner, Apache non ti sputa fuori il banner. Però ad esempio l'ordine degli header con cui ti risponde Apache è diverso dall'ordine degli header con cui ti risponde AES. Ad esempio Apache mette prima, se non mi ricordo male, content cache piuttosto che application, oppure piuttosto che host, per dire. Quindi in base all'ordine degli header e in base al tipo di risposta, in base all'error pages, eccetera eccetera eccetera, questo tool ti dice che secondo lui c'è anche fare un guessing, ok, su quello che è la versione del web server che ti sta rispondendo, anche se il web server cerca di nascondersi, ok? SNMP, io ho fatto due esempi, SCAPI, per dire, questo qua è ad esempio uno screenshot di SCAPI in cui sto costruendo un pacchetto IP. Io costruisco il pacchetto IP, posso scriverci quello che voglio dentro, posso scriverci qualsiasi cosa, anche tra virgolette della sporcizia, per vedere cosa succede, e ci scrivo e mando, ok? Molto figo. Ultima cosa, Ethercat, CCP Dump e Wireshark. Poi l'ultima cosa, l'ultima slide mi è venuta sovrascritta questa, questo qua è Ethercat per le reti interne, internal tools, CCP Dump e Wireshark. Poi vediamo se mi prende anche l'ultima, vedete che me la tira sopra, e questo qua è un link. Per solleticare il vostro interesse, che contiene una serie di informazioni, alcune cose che ho scritto le ho prese anche da qua, vi mando questo link che contiene una sfigliza infinita di riferimenti, di link, di tool, con un sacco di strumenti, di come fare le cose. È meglio così che ve lo leggete con calma piuttosto che lo proviamo qua, che sennò ci mettiamo un sacco di tempo. Password list per te, che te devi creare da solo, te le prendi, te le scrivi, faccio vedere le password con la P. Qui dice PentaSafe oppure Planet WAP 1950, il modello multi non default, password default di tutti i device, ok? Sono cose che in un penetration test servono, non c'è niente da fare. Se riesco a tornare indietro, esattamente, è questo qua, vulnerability assessment www.ws.co.uk. scendendo, Active Host, TCP ti dice cosa fare, brute force, che però è proprio di penetration, che lo vedremo martedì prossimo, mail spoofing, mail relay. Come il mail relay è un attacco, non fatelo, cioè non fatelo, si fa, però è una cosa, cioè in questa pagina sono sia le cose passive che le cose attive, attenetevi alle cose passive, nel senso, perché le cose attive non è bello se tu cerchi di fare relay attraverso un server SMTP di una roba che è di qualcun altro. Web port, default password, backdoor, come si fa SQL injection, sono tutte delle cose che se uno si legge poi può provare sul proprio computer, perché si fa l'installazione, come vedete, cioè qua al mio avete per enjoy, ok? Non so come dire. E quindi cioè, uno piano piano incomincia. Qui oggi abbiamo parlato di information gathering e naturalmente si cresce piano piano, e uno è giusto che ci debba guardare. Questa qua è la presentazione di oggi, e io per il momento sono aperto alle vostre domande. E poi martedì prossimo invece cercheremo di tirare su un web server con alcuni buchi di sicurezza e facciamo un'analisi del protocollo HTTP e di quelli che possono essere gli attacchi a livello web. La cosa più semplice da fare, perché altrimenti tutti questi tool vanno installati, e poi io ad esempio la Slackware non ho il package manager, mi devo installare mille dipendenze, mi tiro più fondamentalmente. Però va bene, senza quello. E invece con a livello HTTP si fa con cure, il browser, ci riusciamo tutti, sono cose che sappiamo usare, così. E se avete domande sono a vostra disposizione. Qui dobbiamo installare qualcosa per la prossima volta. Curl. Sì. Ve lo installate, e curl, telnet, netcat, quelle cose lì. C'è già tutto su una Kali Linux. Sì. Ma la maggior parte di quelle cose lì
che io ad esempio io ho usato anche la backtrack, così ci sono una quantità infinita di tool, io ne uso la metà non li conosco neanche e non mi ci metto neanche, perché poi ci sono mille cose che fanno la stessa cosa e delle volte non funziona neanche uno di 100 che ce ne sono, fa venire l'ansia. Allora delle volte uno si fa le cose a mano e gli vengono meglio oggettivamente. E per martedì cerchiamo di fare, spero che anche Francesco mi faccia la mano, un lab carino, cioè che così, adesso non so a che livello siete, però guardiamo il protocollo HTTP, come si fa un cross-site script, attacco, quelle cose lì insomma. Proviamo una SQL injection base, perché farla complessa vuol dire che io devo sviluppare la logica che vi permette di farla complessa senza sbragarmi in SQL ovviamente, però sì insomma lo facciamo così. Tocchiamo con mano la fase di penetration e poi parleremo invece di quelle che sono le vulnerabilità, quindi dei sistemi automatici, li vogliamo in 5 minuti perché vi assicuro che si fa la roba che si fa solo con sistemi automatizzati come Nessus, Core Impact o cose del genere, l'analisi delle vulnerabilità, perché ci vorrebbe troppo tempo a farla manualmente, quindi si pagano dei soldi, si compra lo strumento e si usa lo strumento. Domande? Avete una casa allora? Applaudite perché siete stanchi e sono a casa. Chi mi offre una birra? Io. Bravo, bello, grazie.